Ciao a tutti amici e amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e benvenuti in una nuova puntata di questo format chiacchiera VR che ormai vedo che sta facendo più visualizzazioni di Sanremo, quindi ho deciso insomma di continuarlo. No, vabbè, a parte gli scherzi, insomma, quando c'è così un argomento di cui voglio parlare, di cui voglio discutere un po' così alla buona, senza pretesi insomma di fare giornalismo, di fare recensioni approfondite, così allora prendo questo argomento e un po' ne parlo così come mi viene, insomma, con lo scopo di sapere chiaramente anche la vostra opinione. E a proposito di vostra opinione, fatemi intanto sapere se questo nuovo settings un po' così intimo così vi può piacere. Vedete, posso anche cambiare le lucine qua dietro, posso mettere, che ne so, un verde, un arancione e fare un po' di effetto albero di Natale. Ok, vabbè, ok, a parte queste cavolate qui, insomma, ecco, quindi parliamo quindi dell'argomento di questo video, che è Pico 4S. Non tanto di Pico 4S, perché il nuovo visore di Pico, che prenderà quindi il posto un po' sia di Pico 4, nel senso che sarà un po' un'evoluzione di Pico 4, ma non sarà quell'evoluzione che poteva essere il Pico 5. Sarà un'evoluzione un po' così col freno a mano. In realtà di questo Pico 4S si sa già qualcosa da un po'. Per esempio, si sa già che i controller non avranno l'anello di tracciamento e non avranno neanche, insomma, quell'anello, quella specie di forma, insomma, che avevano anche i controller del Pico 4, che comunque davano sicuramente meno fastidio dell'anello classico. Comunque non ci sarà neanche quella forma là, e saranno quindi senza anello di tracciamento, esattamente come i controller del Quest 3. E poi altra cosa che si è venuta a sapere, insomma, in questi mesi, è che il Pico 4S probabilmente avrà delle funzioni in mixed reality, quindi saranno presenti frontalmente due telecamere per appunto l'acquisizione, insomma, dell'ambiente circostante, e poi probabilmente al centro ci sarà anche un sensore di profondità. Come si vede un po', insomma, dalle foto, alla fine la scocca, diciamo, è praticamente identica a quella del Pico 4, quindi aspettiamoci sempre un visore molto compatto davanti, con già di default, già di fabbrica, con un cinturino con batteria integrata nella parte posteriore. Quindi sarà sicuramente un visore di default, sicuramente molto più comodo del Quest 3, anche se si potranno fare meno upgrade, tra virgolette, diciamo così, per quanto riguarda il discorso batteria. Però alla fine sarà un Pico 4 con la mixed reality, con la possibilità di una mixed reality ovviamente molto più avanzata rispetto a quella del Pico 4, che era semplicemente una realtà mista piatta, quindi senza nessun tipo di percezione della profondità. Altre cosine che si sanno, che sono trapelate un po', che questo Pico 4S avrà l'XR2 Gen 2, quindi lo stesso chip del Quest 3, chiaramente anche per gestire questa realtà mista più avanzata, e avrà 12 giga di RAM, quindi 4 in più rispetto agli 8 giga del Quest 3. Quindi probabilmente avrà prestazioni in certi ambiti leggermente superiori a quelli del Quest 3, però in linea di massima, insomma, a livello di performance saremo lì, e questo è sicuramente un'ottima notizia, sia per quanto riguarda lo standalone, sia per quanto riguarda l'APC VR, perché chiaramente sarà sicuramente compatibile anche Virtual Desktop con, insomma, tutte le belle cose che siamo venuti a sapere, che abbiamo imparato ad apprezzare anche del Quest 3 con Virtual Desktop. E quindi, detto questo, un po' ho fatto questa introduzione quindi su quello che probabilmente sarà il Pico 4S. Ripeto, tantissime cose ancora non si conoscono. Il topic, diciamo, l'argomento di discussione un po' di questo video qui voleva essere un po' questo. Però al fronte del fatto che la mixed reality sul Pico 4S sarà confermata, praticamente è confermata, insomma, ma non è confermata la presenza di un'uscita video nativa DisplayPort.
Quindi, secondo voi, chiaramente avere sia l'uscita video nativa di DisplayPort sia la mixed reality sarebbe il top, però dovendo scegliere per motivi insomma di design, per motivi di costo, insomma di quanto potete far pagare insomma il visore al pubblico, se doveste scegliere quindi fra mixed reality e uscita video nativa DisplayPort, quale delle due feature scegliereste se poteste sceglierne solamente una? Ok, attenzione, domanda un po' trabocchetto, lo so che tantissimi di voi risponderebbero così di getto l'uscita video DisplayPort, chiaramente anche essendo che voi mi seguite principalmente anche perché parlo spesso di simulatori, di sim racing in realtà virtuale, quindi sappiamo tutti come un'uscita video nativa sia molto molto importante per gestire questi generi qua, però attenzione, perché volevo fare un ragionamento insomma un po' più a 360 gradi sul discorso mixed reality, perché non pensiamo che la realtà mista sia solamente quei giochini insomma dove ci appaiono gli alieni per casa, oppure dove insomma ci sono i cuccioli che girano per casa e dobbiamo accarezzarli, tutte queste cose qui un po' tra virgolette bambinesche e a volte anche un po' inutili. Ma la mixed reality potrebbe essere, anzi lo è già in un certo senso, una feature molto molto importante anche per quanto riguarda i simulatori, perché ascoltate bene questa cosa qui che vi sto per dire, perché uno dei motivi per cui tantissime persone amanti di sim racing, di simulatori in generale, ancora non sono passati alla realtà virtuale è per il fatto che hanno magari acquistato negli anni tantissimi accessori, no, da aggiungere alla propria postazione. Pensiamo, che ne so, pulsantiere, leve del cambio, display LCD, soprattutto per quanto riguarda i simulatori di volo sappiamo quante tipologie anche di pulsantiere, di oggettini, di cose, ok, si possono aggiungere pian piano nella propria postazione. E con un visore VR chiaramente tutto questo diventa assolutamente invisibile, bisogna andare un po' così a tentoni, insomma, così alla cieca, a cercare appunto le proprie button box, le proprie pulsantiere, le proprie leve, eccetera. E quindi questo è un motivo che trattiene molti a comprarsi un visore VR per fare simulazione. Però con la realtà mista le cose potrebbero cambiare, anzi stanno già per cambiare, perché vi porterò proprio anche un esempio di questo. È uscito da un po' di tempo, adesso non so di preciso quanto, insomma è uscito un programmino che purtroppo funziona solamente con Microsoft Flight Simulator. Però questo programmino cosa permette di fare? Se si ha un visore che supporta la realtà mista, come sarà anche il prossimo Pico 4S, e sarà possibile creare proprio delle finestre, ok, di grandezza e di forma un po' a piacimento, da piazzare fisse nella nostra visuale, e all'interno di queste finestre ci apparirà proprio esattamente quello che vediamo, che abbiamo nel mondo reale. Ci farò quasi sicuramente nel prossimo futuro un video dedicato a questa applicazione, però insomma vi mostro già qualcosina qui. Vedete come sia veramente molto comodo, per esempio in Flight Simulator vogliamo vedere il nostro OTAS, ci creiamo una finestra dove c'è il nostro OTAS e questo ci apparirà praticamente in VR. Abbiamo, che ne so, una button box messa in alto o sparsa da qualche parte, ci facciamo la finestrella e quella pulsantiera ci apparirà in VR. Quindi capite bene che vista da questa prospettiva, insomma, la realtà mista inizia ad assumere una certa importanza anche per quanto riguarda i simulatori. Pensiamo anche nel sim racing, quanto sia importante vedere magari non tanto il volante, però magari, che ne so, abbiamo leva del cambio e freno a mano che sono posizionati quasi sempre in maniera diversa rispetto al nostro abitacolo della vettura, quindi magari ci facciamo un riquadro in basso dove sono veramente, così sappiamo sempre dove andarli a prendere, ma più che quello anche button box magari che si usano, oppure display LCD insomma che ci piacerebbe insomma sempre visualizzare, ci creiamo la schermata e li possiamo visualizzare in VR.
purtroppo questa applicazione, ripeto, per il momento supporta solamente Microsoft Flight Simulator, però con le OpenXR sicuramente sarà possibile sfruttare qualcosa del genere anche un po' più in generale. E quindi, detto questo, siamo veramente sicuri di voler rinunciare alla Mixed Reality in cambio di della definizione grafica in più, che poi effettivamente in certi casi non è neanche tantissima, perché veramente sfido chi non ha mai provato un visore con la DisplayPort a vedere in certi casi proprio la compressione, a dire sì, qua in questo gioco, in questa esperienza, sto vedendo la compressione e mi dà fastidio. Veramente con Virtual Desktop soprattutto siamo giunti a risultati veramente incredibili, e chissà comunque che anche che nel futuro possa migliorare anche per esempio l'applicazione ufficiale di Pico per collegare il Pico 4, il prossimo Pico 4S al PC, e lo stesso anche l'applicazione Quest Link, anche se da questo punto di vista sono un po' più scettico. Però veramente, se Pico saprà lavorare bene sull'applicazione proprietaria, che ricordiamo funziona, che vi ricordo funziona anche con il cavo al contrario del Virtual Desktop, e secondo me avere la Mixed Reality piuttosto che l'uscita video DisplayPort, insomma, può essere, non è proprio così male, insomma, visto le prospettive future e visto anche insomma quello che vi ho detto fino adesso. Chiaramente averle entrambe, come ho già detto, sarebbe la cosa migliore. Però insomma, dopo che vi ho mostrato questa prospettiva un po' diversa, insomma, di queste due caratteristiche che può avere un visore in realtà virtuale, chiaramente anche dopo aver ascoltato questo video voglio sapere assolutamente la vostra opinione. Quindi la sezione commenti qui sotto, come sempre, è tutta a vostra disposizione. Date un'occhiata ai link referral, perché soprattutto in questo mese di luglio Amazon mi riconosce una percentuale un po' maggiore se acquistate qualcosa appunto attraverso i miei link referral Amazon, anche quello generico, se volete acquistare qualsiasi cosa al di là dei soliti accessori, visori che propongo. Quindi riuscirete a sostenere così il canale, e per voi sarà a costo zero, perché chiaramente le cose che acquisterete attraverso questi link non costeranno un centesimo in più per voi. Quindi detto questo, dal vostro Alessio, Back to VR è tutto, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!